Devo leggere una cosa che mi ha dato adesso Elena, la compagna di Enrico, la mamma di Leila, la figlia di Enrico e di Elena. Elena non ha molto a parire, ma è sempre questo festival che è nato da una sua iniziativa 5 anni fa, lo facciamo allora a Mantova, poi l'abbiamo spostato qua a Bologna, grazie alla collaborazione del Covo. Un applauso per i ragazzi del Covo. Che ci ospitano tutti gli anni sposando questo festival, tutte le entrate anche del bar, scusi le spese ovviamente, vengono devolute anch'esse al reparto di oncologia dell'ospedale di Reggio Emilia. Una piccola dedica di Elena per Enrico, ve la leggo io sul suo incarico. Ciao Enrico, sei sempre una voragine nel centro del cuore, hai aperto un vuoto che mi ha spostato il baricentro, cambiando il mio modo di stare al mondo. Ho fatto degli adattamenti, ci si adatta a tutto, e si chiama sopravvivenza, credo. Ho trattenuto tutto il bello, ti ho sempre invidiato per come trattenevi sempre il bello. Se c'è una cosa che vorrei che lei la imparasse da noi, è di trattenere il bello, ripulirlo dalla merda e tenerlo dentro, accumulare il buono in modo che diventi ricordo e magari nel futuro fiorisca diventando parte di noi. Perché non importa da dove viene, importa cosa ne fai tu. Grazie per le belle giornate che continuano oltre te, grazie a Leila. Grazie Leila, ciao Leila. Grazie Leila che sei la mia ancora e mi hai sempre tenuto ancorata in modo che non perdessi mai il mio baricentro e che le correnti del dolore non mi disperdessero. Grazie amici di ieri e di oggi, questo festival e anche per Michele, e ancor di più per Pietro, la sua mamma e il suo papà. Vi abbraccio con il cuore in frantumi. Elena. Elena, dove sei? Non ti vedo. Applausi per lei. Grazie Elena. Le chewing gum sono molto importanti per comprendere la società contemporanea. Questo è cinnamon, con la C, cinnamon. Capodistria era un vulcano di emozioni,
Sì, i partigiani, noi tedeschi erano cattivi, e i partigiani buonissimi e intelligentissimi. Un paradiso socialista. Dopo le palline sono arrivate le riprova, sarai più fortunato. Le piambite erano quelle di Porta Fasci. E se superavi la prova potevi lanciarti dalle Brooklyn, la gomma del ponte. Al tempo però le chewing gum avevano un mucchio di sapori in più. Ed il meglio, il più rivoluzionario, era il cinnamon. Il cinnamon era il vero gusto da Black Panthers, da Malcolm X. Il cinnamon è la cannella, ma non vale. Il cinnamon, quando è arrivato il riflusso, lo hanno abolito. Evaporato, sparito. Uno andava al bar e trovava solo le Semper Fresh, quelle con dentro il liquido. Ciunga, la maggioranza, silenziosa. E appena sono pronti, partiamo con questa storia d'amore, verginità e politica. Non è una storia di verginità politica. Khmer Rosso. Ricordo fughi in avanti, scioperi a scuola,
rifugi sommari dove baciarsi e toccarsi, in nome dell'amore per il comunismo molto privato che provavamo per noi stessi. La desideravo, amavo il suo ardore innocente, la sua furia, la sua mancanza di senso, del limite. E i miei 20 anni e i suoi occhi erano tanti e pieni di cose già vissute. Mi vedeva come un dio, come un Dimitro, un Majakovskij, un partigiano, jugoslavo. Non mi guardo mai come un Turati, un Nenni o qualche altro riformista del cazzo. Fosse nata in Cambogia, Milenia, sarebbe stata una meravigliosa Khmer rossa. Fugaci assalti negli anfratti della città, finalmente ci fu un momento più atteso. La quattordicenne dei miei sogni era lì, bella, piccola, indifesa, precoce, mentre una musica imperiosa arrivava dallo stereo sintonizzato come sempre su Radio Praga. Avevo immaginato quel momento per un'intera rivoluzione, dottore. Stavo per fare l'amore con la mia Rosa Luxemburg ed ero nervoso, contento, il cuore a mille come Stalingrado. Lei era così giovane, tanto giovane, troppo. Fui cauto, gentile, non volevo spaventarla. Volevo che fosse per lei stupendo e irrinunciabile come un 25 aprile. Si accorse della mia prudenza e con la sfrontatezza guerrigliera che le apparteneva mi disse: perché questa paura? Cosa c'è che ti frena? Non voglio farti male, è la prima volta. Il suo sguardo si addolcì, mi baciò e disse protettiva: che carino, per te è la prima volta. Che era davvero la prima volta. Era la prima volta che dubitavo nel socialismo. Che tornerà dopo sul palco con noi. Adesso resta con noi Thomas Koppen dei Tante Anna da Pesaro con Furore, e questa non ve l'annunciamo, tanto la conoscete già. Prego maestro.
in modo imperfetto. Hai lasciato piazze piene, urne vuote, tremori gentili, tracce sottili, tracce profonde sugli intervini dei miei pianerottoli. Le tue parole sul niente, il calore bagnato e sporco che avevo, il dispiacermi di non bastare, per cui figuriamoci stasera dopo una prova, dopo tipo 5 anni che lo facevamo, 6.
siate pazienti. No, lui è bravo, siamo noi che siamo un po' scarsi. Lui si è scritto tutta la partitura sul pentagramma, naturalmente io, Daniele, non siamo in grado. Quindi andremo dietro a lui probabilmente. Non seguitemi, si è perso anche lui. Vabbè. Se il maestro è pronto. Le cicale, andiamo a tempo. Gli occhi saltare in alto 2 metri e 35 centimetri ventrale a Vladimir Yashin. Non so se ci siamo spiegati. Era 1978 e mi portarono a Milano ai campionati europei di atletica leggera al coperto. 7 anni dopo quel palasport crollò sotto una nevicata memorabile. La vittoria di Vladimir fu un eroismo da terza internazionale, una misura strappalacrime ottenuta dall'ultimo grande pentradista della storia. Con tanti saluti a Jacek Ciola e al suo amico Lech Wałęsa. Eppure quel gran fenicottero di Dietmar Mogheburg, l'unico post-purista giustificato è il compagno Javier Sotomayor. La Gazzetta dello Sport scrisse molto di quello che allora era il nuovo record mondiale del salto in alto. Vladimir Yashchenko saltò l'equivalente in altezza di una cabina telefonica. L'illustrazione sulla prima pagina del giornale sportivo era appunto questa cabina telefonica con il fotomontaggio di Vladimir che la saltava. Che con una cabina del telefono ci viaggiava nel tempo. Il solito dilettante, la turista. Questa sera, quindi grazie tantissimo a Nicola Manzani. Ci aveva fatto i compiti a casa, almeno lui. Sono 30 anni che Johan van der Velde ha scalato il Gavia sullo sterrato e quest'anno è stato esattamente il 30° anniversario di quell'impresa colossale e sfortunato, e quindi questa sera per la prima volta da millenni faremo Tulipani.
appoggiò la bicicletta contro il parapetto ed entrò nella roulotte in braghe corte, perché fuori nevicava l'universo nonostante fosse giugno. Batteva i denti irrigidito mentre i suoi due nuovi amici rimasero stupiti dalla visita a sorpresa. Gli offrirono un tè caldo domandandogli perché in quella discesa, durante la bufera, il ghiaccio e la paura, non si fosse ben coperto. L'olandese in bicicletta rispose col suo accento gutturale a parole incomprensibili e, finito lo spavento, si riaffacciò alla strada, mentre altri sventurati su due ruote scendevano prudenti quei tornanti in mezzo alla tormenta, protetti dal Montclair. Lui restò ancora un poco a godersi il tepore improvvisato e, dopo un paio di bestemmie protestanti, tornò in sella al suo cavallo verso la valle. Che incombeva. Stacco tutti lungo il Gaia pedalando sul omicidio scalato, mentre intorno era come se l'inverno in Barca Monica non fosse mai finito. Raggiunse quel passo a quota siderale mentre i fiocchi sulla testa evaporavano al contatto della pelle incandescente. E arrivato fino a lì, continuò a far finta che il freddo non ci fosse. Tiro dritto come se Borgo stesse nei dintorni e non 40 km più in basso. Quella roulotte ci finì con un principio di assideramento 3 minuti dopo, che a scender dopo tutto quello sforzo, sudato e bagnatissimo a 5 gradi sotto zero, indossando solamente una maglia ciclamino, ci vuole del coraggio e una certa dose di impazienza. Ci arrivò da stoccafisso a Borgo, l'olandese Van der Velde, quasi morto e con 47 minuti di ritardo. Ma di quel traguardo si ricordano certo più di lui che dell'altro tulipano che giunse primo in quella tappa disgraziata, o dell'americano che vinse poi il Giro d'Italia, la cui cima Coppi era purtroppo congelata. Quel metro di neve sulle pontine eretiche, affrontato con una bicicletta al posto della slitta, vale quanto l'attivismo estremo senza bombole d'ossigeno tra le inviolate vette del Pamir. Grandissimo a Nicola Manzani.
grazie Nicola, davvero grazie. Si è fatta una certa e questo è l'ultimo pezzo di questa quinta edizione di Ancora Festival. Compagni, sono le 11, staccano tutto qua. Alessandro Baronciani, altro Tante Anna. È con noi per l'ultimo pezzo di quest'anno di Ancora Festival. La conoscete tutti. Forse. Così. Il docente di agraria era un uomone vestito di nero, ultra cinquantenne ed anche ultra conservatore. Ti terrorizzava solo a guardarlo. L'avevamo ribattezzato, visto l'abito e lo stile. Cable! Persona, le disse, non studia niente, non viene mai a scuola e quando viene fa casino, sciopera, contesta, sopilla, stanca. La scuola a suo figlio non serve, a suo figlio serve il militare nella legione straniera. Ma non pensi che io sia prevenuto, ho dato 4 compiti in classe, è stato assente a tutti e 4, mancavano 3 giorni di scrutini, gli ho detto. Va bene che la scuola borghese e gentiliana non le piace, ma forse un 2 prima della maturità non le piacerebbe neanche quello. E allora io sono venuto a scuola il pomeriggio, a 56 anni e quasi la pensione, per far fare un compito a suo figlio. E ne ha saltati 4 su 4 in un quadrimestre. Ha preso 8. Poi mi ha detto, no, in base da 8. La media è 8, no? Suo figlio signora ha la faccia come il culo! L'ha detto veramente. Madre, torna e fa. Ragazzo mio, hai qualcosa che non va. Kapler, mamma, mi ha dato 8. Kapler andò in pensione 3 anni dopo quella maturità. Morì
casa in giro di qualche mese. Alessandro Baringiani, Thomas Koppel, Etta, Nicola Manzani, Fabrizio Fontanelli, Elena Pavani, Leila Fontanelli, Sara Sarti al banchetto in fondo del mercatino, tutte le offerte andranno al reparto di oncologia. In console Fabio Mirta da Cosenza con furore, un applauso anche per lui. Tutti gli amici che sono venuti anche da lontano per venirci a trovare questa sera. Mi dicono anche qua in prima fila, tanti chilometri, testimoniamo. Siete sempre belli, il libro di Fabrizio e il disco di Elio Flaga sono là al banchetto, mi trovate là fra un minuto. Un applauso per Daniele Rumori, James e tutto Francesco in console, tutti i ragazzi del Covo. Vi ricordo che Ancora Festival si tiene tutti gli anni in questo posto, quindi forse anche l'anno prossimo, la prima domenica di luglio. Ho preso il nome di tutti, ho le foto, vi aspetto, l'anno prossimo facciamo l'appello. Ci vediamo al banchetto. Ciao, grazie, buonanotte! E ciao Enrico, grazie ancora per tutto, davvero per tutto.